al vostro servizio. A cura di Giuseppe Caporaso. Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al Vostro Servizio. Oggi parliamo dei BTP Valore, questi titoli di Stato che sono stati messi da qualche giorno sul mercato, ma perché sono convenienti, se sono convenienti, e che cosa servono, insomma, qual è l'utilità anche per i risparmiatori che possono posizionarli all'interno del loro portafoglio. Ne discutiamo e cercare di capire tutte le opportunità che ci sono per quanto riguarda i BTP Valore con il professor Fabio Fortuna, economista, direttore dell'Unicusano. Benvenuto professore. Allora, innanzitutto le chiederei che cosa sono questi BTP Valore che sono stati emessi più volte nel corso dell'anno da parte del Ministero dell'Economia. Sì, effettivamente si tratta della quarta emissione di BTP Valore da quando sono nati, e fanno parte della grande famiglia dei titoli del debito pubblico, e cioè titoli che lo Stato periodicamente emette per reperire risorse finanziarie. Sono particolarmente adatti ai piccoli risparmiatori, sono emissioni proprio riservate ai piccoli risparmiatori, che presentano delle caratteristiche che abbracciano tutte le possibilità. Partiamo dal taglio minimo, 1000 euro. Il taglio minimo è un taglio che garantisce ai risparmiatori la possibilità di prendere parte alla sottoscrizione anche con somme abbastanza limitate. Questo già è un pregio a mio giudizio, perché mette a disposizione dei risparmiatori una forma di investimento buona che prescinde dal possesso di risorse finanziarie significative. Tasso di interesse. Sì, ecco, poi ne parleremo dei tassi di interesse. Professore, le chiedo innanzitutto quali sono i tempi, perché ci sono i tempi abbastanza contingentati, sì, per poterli acquistare, ed anche il comprare questi titoli, lei l'ha accennato poco fa, in qualche modo è molto semplice, molto più semplice, sì, rispetto ad altre, sì, forme, non so, azioni, obbligazioni o altre cose del genere. Dunque, la sottoscrizione è partita lunedì scorso e si chiuderà venerdì. Naturalmente potrebbe, questo si dice a livello teorico, esserci anche una chiusura anticipata da parte del Ministero dell'Economia, ma ciò non è avvenuto nelle altre missioni ed escludo che avvenga anche in questa. Quindi credo che il successo di questa emissione sarà pari ai precedenti. Con il BTP Valore si sono raccolti fino adesso circa 53 miliardi di euro nelle tre missioni precedenti. E anche in queste prime giornate si sta confermando un buon trend. Vedremo poi a quanto si attesterà l'ammontare globale alla fine del periodo, cioè venerdì prossimo. Ecco, lei ha detto prima il taglio minimo, ma ci sono vincoli per quanto riguarda gli acquisti, insomma, come tagli di BTP? E poi le chiedo, è un modo questo concreto per far sì che il risparmio degli italiani in qualche modo venga utilizzato? Insomma, in qualche modo noi sappiamo che gli italiani sono delle formichine da questo punto di vista, ancora oggi, nonostante tutta la crisi economica. Non c'è dubbio, gli italiani sono sempre contraddistinti per essere grandi risparmiatori e hanno risparmi accumulati, basta vedere il dato relativo ai depositi in conto corrente che supera i 1700 miliardi, quindi hanno sicuramente risorse che hanno tenuto parcheggiate sui conti correnti, che rendono poco però, e qui l'abbiamo sempre sottolineato quando c'è stata occasione. E quindi probabilmente continueranno ad accostarsi a questa forma di investimento che avevano abbandonato negli ultimi anni, perché i titoli del debito pubblico rendevano poco, con i tassi molto bassi, addirittura abbiamo avuto emissioni con rendimenti negativi, che abbiamo prima dell'aumento dei tassi abbiamo avuto una fase di tassi vicini allo zero, e quindi si erano un po' disabituati ad acquistare questi titoli, che invece si presentano molto vantaggiosi per chi li acquista, per tutte le caratteristiche che stiamo esponendo. Ecco, quanto rendono, professore, come funziona, insomma, il meccanismo, sì, di questi BTP Valore? Intanto hanno una durata di 6 anni, di questo bisogna tener conto, ma non bisogna aver paura. Dice, ma allora devo per forza aspettare 6 anni? Conviene aspettare 6 anni, perché? Perché per i primi 3 anni c'è un rendimento del 3,35% e per gli anni dal quarto al sesto del 3,90%, ma chi li tiene 7 anni,
sei anni, ha poi diritto ad un premio di fedeltà dello 0,8%, quindi 6 anni la durata. I tassi di interesse sono differenziati nel primo triennio 3,35, nel secondo 3,90, chi li tiene tutti e 6 anni si prende il premio di fedeltà dello 0,8%. Certamente poi la domanda che qualcuno si pone qual è? E qui veniamo allo svantaggio, se c'è qualche svantaggio in questi titoli. Ma io che faccio prima dei 6 anni se ho bisogno del denaro, di rientrare in possesso del denaro? Non ho problemi perché i titoli del debito pubblico sono quotati in borsa valori, sul MOT, sul mercato obbligazionario telematico, per cui io in qualsiasi momento posso vendere. Certo, perderò qualche cosina, però non è nemmeno detto perché il valore corrente di questi titoli poi si adegua in funzione di una serie di variabili nel corso dei 6 anni. Ecco, professore, ci sono anche poi dei vantaggi fiscali rispetto alle altre forme di investimento che non vanno comunque, che vanno presi in considerazione questi aspetti che non sono di poco conto. No, direi che sono di grande importanza perché i titoli del debito pubblico danno degli interessi che sono tassati al 12,50%, quindi gli interessi sui titoli del debito pubblico prevedono un'imposta del 12,50%, invece i redditi di capitale, cioè i redditi che derivano dagli investimenti di capitale, ad esempio i conti correnti bancari, gli interessi che derivano dai conti correnti bancari, hanno una tassazione al 26%, quindi c'è un forte vantaggio fiscale nel sottoscrivere i titoli del debito pubblico perché hanno questa agevolazione che è assolutamente significativa. Ecco, è un vantaggio anche per i piccoli risparmiatori, anche per coloro che non hanno grandi risorse, perché poi alla fine hanno deciso che non rientrano nell'ISEE questi BTP valori. Quindi Vero. Questo è qualcosa di importante. Fino a 50.000 euro non rientrano nel calcolo dell'ISEE, quindi ai piccoli risparmiatori hanno un motivo in più per non preoccuparsi di investire in una forma di investimento che si presenta redditizia e sono esenti da imposta di successione. Ecco, lei prima ha fatto anche un'analisi storica, insomma, di tutto quello che è avvenuto, insomma, con l'affezione da parte degli italiani per i cosiddetti BOT, no? I buoni ordinari del tesoro, i CCT, un tempo, poi una disaffezione, un ritorno prepotente d'amore per questi titoli di Stato che sono anche abbastanza convenienti. Ora le chiedo, il Ministero dell'Economia, secondo lei, dopo queste missioni che sono state più volte, ne farà altre nei prossimi mesi, anni? Secondo me sì, perché il vantaggio è bilaterale, lo è per i risparmiatori perché la proposta è interessante, lo è per lo Stato che riesce a finanziarsi attingendo al suo interno, perché spesso noi assistiamo a sottoscrizioni ingenti di titoli del debito pubblico da parte di investitori esteri ed è cosa migliore che invece l'investimento derivi da risparmio dei nostri cittadini. Quindi lo Stato ha interesse a realizzare una forma di investimento perché diminuisce la dipendenza o comunque il condizionamento da parte degli investitori esteri. Professore, dopo aver sfotografato la situazione del BTP valore, le chiedo come deve essere caratterizzato il portafoglio di un risparmiatore, di un piccolo risparmiatore? Deve essere sempre diversificato a suo giudizio? In che modo? Deve essere diversificato assumendo però dei rischi limitati, perché ovviamente minore il capitale che si può investire, maggiore deve essere l'attenzione al rischio, perché se si perde quel capitale pregiudica la situazione dell'investitore in modo notevole. Quindi ci vuole massima prudenza da parte dei risparmiatori, diversificare il portafoglio, privilegiare forme di investimento che presentino rischi meno elevati. Ad esempio il BTP valore, che voglio aggiungere, non l'abbiamo detto, che si sottoscrivono con estrema facilità perché basta andare in banca, basta andare in ufficio postale, si può fare attraverso l'home banking, quindi è facile sottoscrivere questi titoli. I BTP valore rappresentano un esempio di un titolo particolarmente vantaggioso e che è a rischio zero, perché si ricorda alcune volte erano state ventilate ipotesi in passato, ma lo Stato potrebbe non rimborsare, ma lo Stato avrà sempre ben presenti i propri impegni e rimborserà,
non ci sono rischi, quindi io direi che addirittura è un titolo libero da rischi, il titolo del debito pubblico. Quindi è un investimento, ce ne sono altri ovviamente con rischi limitati, e poi magari una piccola parte del portafoglio diversificare andando verso l'azionario, andando verso forme di investimento un po' più speculative, però la proporzione a mio giudizio per i piccoli risparmiatori, la diversificazione deve sempre privilegiare forme di investimento che danno rendimenti sicuri, magari minori, perché più è alto il rischio maggiore il rendimento, ma al risparmiatore piccolo non interessa il rischio elevato, interessa più avere un rendimento che è certo, e quindi io credo che questa debba essere l'ottica, orientarsi nelle varie forme seguendo questo filo logico. Ecco professore, l'unica certezza è quella, in qualche modo lo dico con un po' di ironia, ma non bisogna tenere i soldi sul conto corrente, perché lì insomma non ci si guadagna poco o niente e si pagano poi una serie di tasse varie. Beh, lei tocca un tasto dolente, perché al di là dei costi del conto corrente, noi abbiamo assistito negli ultimi 18-24 mesi a un fenomeno un po' antipatico, cioè sui conti correnti i tassi che le banche praticano le operazioni di prestito sono aumentati vertiginosamente, e invece sono rimasti fermi i tassi relativi al denaro che noi abbiamo sui conti correnti. Le banche si giustificano in qualche modo dicendo che il conto corrente non è una forma di investimento ma serve alla gestione ordinaria dei propri affari, ma in realtà io credo che le banche avrebbero dovuto adeguare i tassi, cioè gli interessi che pagano ai clienti che hanno soldi depositati in conto corrente, al di là di questa considerazione. Quindi è giusto quello che dice, perché purtroppo tanti correntisti, magari nemmeno rendendosene bene conto, hanno tenuto immobilizzati sul conto corrente quantitativi importanti di denaro con tassi di rendimento uguali a zero, pressoché vicini allo zero. Quindi c'è stato questo comportamento asimmetrico delle banche che insomma è anche criticabile a mio giudizio. Ecco, le chiedo l'altro tassello, quello dei titoli azionari, perché chi si avvicina al mondo del risparmio spesso ha anche nel suo portafoglio dei titoli azionari. Ora, che cosa guardare? Perché lì bisogna stare molto attenti, si rischia di perdere tutto, quindi valgono ancora, come si diceva un tempo, i fondamentali di una società, di un titolo, prima di investirli, di farsi consigliare, magari che è ancora meglio, nell'investimento? Valgono sicuramente fondamentali, ma non tutti hanno la possibilità di giudizio sui fondamentali di un titolo, perché un minimo di conoscenza dei dati societari ci vuole. Io direi che accostandosi all'investimento azionario bisogna privilegiare le azioni più tutelate, quindi sicuramente le azioni quotate in borsa, e nell'ambito delle azioni quotate in borsa esistono vari segmenti, ad esempio il segmento principale che comprende 40 titoli che hanno la capitalizzazione maggiore. Cosa vuol dire capitalizzazione? Vuol dire valore del proprio patrimonio, ed è il risultato della moltiplicazione del numero delle azioni e valore della singola azione. Ecco, e allora se devo comprare un'azione e voglio stare tra virgolette più tranquillo, perché non sto mai tranquillo, è sempre un investimento più rischioso rispetto a quelli di cui stavamo parlando, mi conviene prendere un'azione che è in un mercato regolamentato, e più è controllata la società meglio è. Certamente nell'ambito della borsa valori sono tutte controllate abbastanza, ma quelle, le prime 40, il cosiddetto FTSE MIB, sono oggetto di controllo da parte della Consob e delle autorità competenti, è molto attento. Grazie, grazie davvero al professor Fabio Fortuna, economista, rettore dell'Unicusano. Chiudiamo qui questa puntata di Al Vostro Servizio. Al Vostro Servizio.